ricarica di ventilazione sotto la sella, qui c'è il libretto, qui ci sono le chiavi. Questo è il tasto per accendere la moto. Queste sono le frecce. Sì, come molto CS. Intuitivo. Esatto. Spingi e la rispingi per toglierla. Esatto. Su mod hai le modalità di guida, quindi modalità pioggia, modalità green, modalità sport e modalità strada. Strada è un ottimo compromesso tra consumi e prestazioni. Sport 0-100 la moto fa 2 secondi e 8. Sul bagnato questa mettetela perché è fondamentale, perché sul bagnato serve la modalità bagnato, che queste hanno una grande coppia, quindi il traction control deve entrare sempre. Ma il controllo trazione c'è sempre, a prescindere. Se metti la modalità bagnato è molto più intrusivo. E sulla modalità sport è lo stesso? Sulla modalità sport è meno intrusivo. Ok. Una curiosità, sarsa? No. Per accenderla poi salite in serra la moto, tirate su il cavalletto, tenete premuto questo, e una volta che ci sono queste due barre verdi qui, la moto è accesa. Queste? È pronta per... No. Ah, in più che strano. Beh. A me già c'era per la mia marcia una frizione, ma è un attimo là, però... In città la cosa veramente figa è che ci possono anche non utilizzare i freni. Perché il freno motore già ti arriva tanto. Ma il freno motore è regolabile? Il freno motore del motore normale. Il freno motore è regolabile? No. No, è quello lì che si sente. Stata la modalità che tu metti cambia leggermente il freno motore, sporta più freno motore, in eco ne ha di meno per creare meno attrito. Però non è una cosa che puoi gestire tu in maniera separata. Ok, va tutto. In base alle modalità lei gestisce con la centralina. E poi quello che cambia è la risposta del gas elettronico. Boh, come cazzo si fa? No, si è accesa. Ah, si è accesa. Devono diventare verde. Spinta così. No? Devi tenere premuto là, diventa... ecco. Così c'hai la green, va benissimo. Più va piano all'inizio. Ah, ok, poi devo cambiare l'elettrico. Ma mi devo fermare per cambiarlo? No, è in corsa. Guarda, fai così, vedi. Ah, semplicemente questo, come sì. Mi ha fatto vedere lui. Esatto. Perfetto. Quindi chiudo il gas, cambio. Ma non c'è bisogno neanche di chiudi. Molto bene. Così è il green. È in moto. È stranissimo. Lo so, la sensazione è quella. Però poi dopo non vuoi più scendere. Quello che mi trovo. Però prova l'orecchio. Sì, assolutamente. Cambia proprio. Consiglio di strada da fare. Secondo me vai giù. Brava! E quindi? Non c'è andato a provarla. Perché? Perché i nostri sono scatenati. Dici? Paolo, per come sei fatto tu non ci andrà a provarla. Dicami. Lascia aperta. Io mi è piaciuta così tanto e sono andato a fare pure uno steradino. Andate a trovarlo. A parco la tafferella là, detto, non so dove cazzo, Mi sono perso, come al solito mio. È figa. È figa, ma chi ha la modalità sport per ultima perché non la levi più. C'ha ragione. Veramente tanto forte. Del tipo apri a 60 all'ora, ho guardato 170, 167. E ce n'aveva tanta di roba ancora. E l'unica cosa particolare è che quando ti fermi, penso sia voluto, senti qua. Top. È fighissimo. Non aver paura dei tagli, perché tanto. Sarsa. No, ma fa tutto lei. Se la regola tutto da lei. E comunque c'è un impianto frenante di tutto rispetto. Provate pure ABS. E non è come il nostro. Vabbè, quello. Senti proprio il limite della gomma che stride. E.
è veramente un giocattolo, bella bella, e guarda veramente, ma anche quando scendi, che io sono sceso poco e io dai, perché la mia prima paura era dico scendo, gli do un pitch, è sensibile in modalità sport, come tocchi da proprio la castagna di coppia, e sul furgone quello molto molto aperto, conosco quello della Baldina, sono uscito 130 140 in tranquillità, un modo è stabilissimo e non mi ha stancato per niente, cioè braccia, schiena, infatti come sono fatto io, ho detto questa faccio 5 minuti e mi riporto, perché poi magari tu che sei più alto secondo me ti stanca ancora meno, io tendo a stare un pochino più avanti. Non senti il suono del motore che ti dà dei riferimenti. Quando la butti in piega lo sterzo può fare quello che gli pare. Tende a chiudere parecchio. Passato in modalità sport. Decisione di risposta al gas mostruosa. Adesso mi dice 113 residui, la danno per circa 200 e qualcosa, 230. Sto modalità sport è una cosa mostruosa. Capito? Da 3 secondi 0-100. Ma manco è una cosa assurda, cioè se non ti attacchi te rimani al semaforo. È perché qui c'è tutto il pacco batteria, sta qua. Quindi è il design, sì, il design. Perché non c'è niente.
passato. Specchietti sono la cosa più inutile di questo mondo. Porca miseria. Minchia. No, comunque la prima frenata io sono arrivato qua al semaforo, quanto all'ora, ma nemmeno. Porco Dio, no, quanto pare prima sta moto? Quello pare che sta su quattro ruote. Sì, sì, perché poi hai sentito fa. Però non è che fa come questo. Non so se in modalità sport io non ho capito se è il sibilo del motore. Oppure se tu gli dai tutta manetta, no, senti il fischio della ruota dietro appena, sì, cioè, c'è una calibrazione, una cosa mostruosa. Ma pensa che sensori, ma mi diceva il signore dell'Apple che questa qua è in produzione dal 2014, cioè loro, il progetto nasce nel 2014, poi nel 2016 avevano intenzione di commercializzarla, ma non l'hanno ritenuta ancora pronta, quindi poi ci sono stati tutti scatti politici. Mi ha detto la batteria, loro quando è arrivata gli hanno fatto un corso, l'hanno montata, 140 kg di batteria, ha detto tu la moto, la giri col pinno, la puoi rilassare perché detto, sostanzialmente la moto sono 50 kg di scarico. Per tutta la batteria il peso però è fighissima perché sono 6 bulloni, si scoppia, e viene via la batteria, chiaramente loro sanno. Certo, è detto,
come circolazione batteria dovrà stare mezzo aggiornato queste volte. Ecco, poi non ha in manutenzione alcuna, perché la cinta si fa 80.000 km, poi fa la prima 70.000 via che sta trasferito, però loro la danno in garanzia 80.000. Questa, come vedete, l'hai affrontata in un H di anni, solo aggiornamenti si chiamano loro, viene fa un aggiornamento, la tengono mezzo aggiornata e ti danno una moto sostituita. C'hai le gomme e i freni. Una calcola che se impari a usarla, questo i freni li fai 50.000, perché a parte c'è un potere frenante esagerato rispetto a tutti gli altri, perché c'è questo attacco radiale. E che poi ti dà anche il freno motore, perché quando devi impari a usare il freno motore, lui ricarica, ti prende l'energia. Sì, in modalità... La testa trovata in modalità sport, quando tu stai a 100 all'ora a lasciare il gas proprio, io ho levato pure le mani al volante, se tu amore so. Con attimo stai a 50. No, questo, no, però se si sente l'inerzia vanno, capito? Freno motore diverso, se in modalità rain non c'è stato. No, no, ma non c'è manco l'accelerazione, visto dagli ammi da gas, sì, ancora la torna. Quando cazzo pia, poi io gli ho dato tutti il rain, allora inizia a sentire, ma è proprio Modalità eco, allora ritorna al freno motore. Io penso da qui a due anni le ulteriori evoluzioni nei nuovi è sicuramente una moto validissima, ma un marchio sbagliato. Validissima, ma? Validissima, ma un marchio sbagliato. Sì. Questa è un'Harley. Ha detto, se fosse stata una BMW, già ne avevano venduto chissà quante migliaia. Sì. Adesso sentivo che gli diceva a quel ragazzo che Harley te la garantisce 180 km in modalità eco, e c'è un signore che l'ha presa, che ne ha fatti 225 in modalità eco, molto tranquilla. È buono, eh? Ma che prezzo c'ha? Poi niente, io penso che c'era 30 metà. Ma guarda tutto, non è... No, io non mi ho chiesto, no. Mi sono affacciato là, ho fatto un danno maledetto.